Nelle prossime ore si deciderà se effettuare l'autopsia sulla salma di Giovanni Raimondo, il 60enne di Auletta, risiedeva nella frazione di Tufarello, deceduto nella notte tra giovedì e venerdì nella sua abitazione. È stata aperta un'inchiesta sul suo decesso perché il 60enne il giovedì pomeriggio si era recato al pronto soccorso del Luigi Curto di Polla in quanto accusava dei malori. È stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e a tutte le analisi. Poi è stata disposta la dimissione protetta a domicilio in attesa dell'esito del tampone molecolare che sarebbe avvenuto il giorno successivo. Non è stato ricoverato in contumacia, ovvero in una stanza, in attesa del tampone, perché il 60enne non aveva i criteri che potevano pensare a un possibile contagio, quindi o il tampone rapido positivo oppure febbre o altri sintomi. Da qui le dimissioni protette a domicilio. Purtroppo l'uomo ha perso la vita in casa. A trovarlo un parente sul posto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno aperto le indagini con la procura di Lagonegro, che ha disposto il sequestro della cartella clinica. Per quanto riguarda i tamponi molecolari, i reparti dell'ospedale di Polla, per poter ricoverare una persona, hanno bisogno che l'esito sia negativo e non ci siano sospetti o dubbi. Per questo motivo è stata disposta la dimissione protetta a domicilio. Occorrerà quindi capire nelle indagini se ci sono eventuali responsabilità e se la vita del 60enne di Auletta poteva essere salvata.